un guardone e forse nemmeno lo sai. A chi non è mai capitato di fantasticare su una ragazza o su un ragazzo in situazioni intime? O chi non si è mai fatto o fatta cadere l'occhio su una scollatura generosa sperando di non essere scoperto? Vuoi sapere se sei un voyeur? Beh, allora non dimenticarti di iscriverti al mio canale, attivare la campanella, seguirmi su Instagram, che è figo, e sigla. Sigla? Bene, partiamo dalle basi. Il voyeurismo o scopofilia è forse la fantasia più diffusa negli esseri umani, che sono spinti per l'istinto primordiale dall'eterna curiosità nei confronti di ciò che è tabù, in questo caso dalla sessualità e dalla nudità. E allora, perché l'Associazione Psichiatrica Americana ha inserito il voyeurismo tra i disturbi sessuali nel manuale diagnostico? Ovviamente, dove il comportamento crea disagi o difficoltà nei rapporti con gli altri, dove è l'unico modo per raggiungere la soddisfazione sessuale, e se si riscontra un lungo perdurare di tali abitudini, allora lì vi è un disturbo. Ma questo vale anche per tutti gli altri aspetti della vita sessuale, anche la masturbazione. Quindi, se l'idea di spiare una ragazza ti eccita, hai problemi? No, assolutamente no! Difatti, come abbiamo fatto nei video precedenti, affronteremo il lato sano di questa fantasia. La curiosità nei confronti della sessualità e di un corpo nudo è totalmente normale e naturale. Difatti, adesso potresti chiederti: ma Pink Candy, cosa stai facendo? Beh, alla fine del video ti dirò come soddisfare la tua curiosità. Un'altra curiosità potrebbe essere quella di vedere cosa c'è dentro a queste borsette. Ma questo lo scopriremo subito. Sexy Follie mi ha inviato questi due giocattoli da poter usare fuori, e così ti potrai far spiare da chi vuoi tu. Questa è una nuova collezione, super originale. All'interno troverai dei mini vibratori, compresi di tutto: caricabatteria, telecomando remoto e infine il giocattolo da inserire dentro, con cui ti potrai divertire con la tua ragazza o il tuo ragazzo, anche all'aperto, soprattutto all'aperto. Il secondo invece è un bunny, che ti servirà a far stimolare il clitoride. Ce ne sono un sacco di tipi in questa collezione, ti lascio il link in descrizione, così puoi trovare quello più adatto per te. Sono talmente carini che ho deciso di provarli, a fine video ti dirò dove. Ma come si fa ad assecondare qualcosa che può essere fastidioso, se non addirittura illegale? Partiamo dal voyeurismo consensuale, ovvero quello in cui le persone decidono di mostrarsi o condividere la loro intimità volontariamente. Per questo esistono luoghi appositi come locali oppure internet, dove le ragazze, ragazzi, coppie o addirittura gruppi si mettono in mostra con video, foto o live, permettendoti di spiare la loro vita sessuale. Ma dai Candy, tutto questo viene fatto apposta? Sì e no. Infatti, ad esempio, per quanto riguarda le live, come nelle mie, niente è preparato. Come faccio a sapere quello che accadrà? Per assistere invece a degli episodi casuali, a quel punto ti devi affidare totalmente alla fortuna. E qua l'avvocato Pink Candy ti darà delle dritte. Non ti affidare, perché non sono competente in diritto, ma in dritto. No, vabbè, mi vergogno. L'argomento è piuttosto spinoso e interpretativo di caso in caso, ma da quello però che ho appreso io, se ti trovi in certe situazioni involontarie, non succede niente. Qualche esempio? Ti trovi sulla spiaggia, passa di fronte a te una ragazza in topless o con delle belle chiappe, puoi darci un'occhiata. Passi di fronte a una finestra aperta sulla strada, mentre la ragazza fa la doccia, puoi guardarci. Ti metti a sedere su una panchina e sei un amante dei piedi, puoi guardare tutte le ragazze con i sandali. Il problema grave nasce nel momento in cui decidi di utilizzare degli strumenti per migliorare la tua visione. Ad esempio, un registratore, il cellulare,
un binocolo oppure sporgerti oltre una siepe per vedere meglio. Ricordati che questo è punibile penalmente, oltre ad esserlo ogni tuo comportamento non idoneo, come fischi, battute o commenti non richiesti. Ti ringrazio di essere arrivato fino a qua. Questo è il modo per vedere il video completo e per supportare il canale. A questo punto ci vediamo mercoledì prossimo alle 18. Ciao! Regia!